Riprendiamo il discorso sulla raggiungibilità parlando della raggiungibilità a tempo discreto. E partiamo dal modello nella solita forma, quindi equazioni alle differenze, x k più 1 uguale a x più b, u, y uguale cx più du, con le solite, diciamo, dimensioni. Beh, quello che si dimostra, qualcosa di abbastanza interessante, e cioè che l'insieme degli spazi raggiungibili è un sottospazio ed è l'immagine della matrice di raggiungibilità. Quindi, dal punto di vista formale, la cosa interessante è che questa proprietà è assolutamente identica al caso tempo continuo. Ovviamente non è una coincidenza, però è una cosa che in qualche modo fa piacere soprattutto ai studenti, in maniera tale che, come dire, hanno meno da ricordare. Come facciamo a dimostrarlo? Nel caso tempo discreto la dimostrazione è abbastanza banale. Infatti, io ricordo che x k in k più 1, quindi x in 1, è uguale a x in 0 più bu in 0, ok? Andiamo in maniera iterativa partendo da x in 1, però per ipotesi io sto partendo dal valore x con 0 uguale a 0, quindi questo termine non c'è. Dopodiché io passo a calcolare x in 2 che è uguale ad ax1 più bu1 che quindi è uguale ad abu0 più bu in 1 uguale. Beh, se voglio io questa cosa me la posso scrivere come il prodotto di metto un vettore in cui metto u con 1 e u con 0 qua, va bene? E quindi cosa devo moltiplicare? Prima b, poi ab. Ok? Molto, molto semplicemente, quando io vado a fare questo prodotto, ottengo esattamente b per u con 1 più ab per u con 0. Quindi esattamente quello che c'è qua, vabbè, invertite le somme. Allora è chiaro che quando io vado a generalizzare e a calcolarlo per un genere costante k, quello che io ottengo è questo oggetto qua. Ok? Ora, questo oggetto qua, io che cosa posso osservare? Beh, quello che posso osservare è che adesso mi pongo una domanda che, diciamo, come spesso ci sta succedendo in questo corso, è una domanda di algebra lineare, e cioè, io che cosa sto cercando? Io sto cercando, questa è una matrice, scusa, allora, questa è una matrice. Questo qui è un vettore, diciamo, che posso scegliere io, no? È un opportuno ingresso e deve avere esattamente questo valore. Quindi che cosa sto cercando di fare? Beh, io sto cercando di fare sempre la solita y uguale a x, cioè sto cercando di trovare un x tale che moltiplicato per a mi dà y, cioè l'algebra lineare classica. Ma in questo caso io voglio sapere se esiste, quindi non mi interessa ancora sapere qual è esattamente l'ingresso, voglio sapere solo se esiste l'ingresso, se x è raggiungibile. E quindi in questo momento che cosa posso dire? Che a me serve calcolare l'immagine di questa matrice qua, va bene? Perché se il termine a sinistra appartiene all'immagine, vuol dire che io posso trovare un ingresso che, diciamo, lo raggiunga. Ma allora quello che mi devo porre come domanda è: ok, però k è lasciato, diciamo, indefinito. Quindi io devo cercare l'immagine di una matrice che ha un numero, come dire, infinito di colonne. Va bene, però io ricordo anche in questo caso il teorema di Cayley-Hamilton, che mi viene incontro e mi dice: ma guarda, tu non devi andare oltre n-1, per cui l'immagine di R con K, dove K è generico,
è proprio uguale all'immagine di R, perché poi non cresce più questa immagine, perché tu stai aggiungendo colonne linearmente dipendenti da quelle precedenti. Era un teorema che ce lo dice. Per cui questo significa che io, diciamo, posso aspettare, posso calcolare, definire questa matrice di raggiungibilità per l'indice uguale a n-1 e mi fermo qua. Ok. Questo nel tempo discreto c'è una piccola differenza rispetto al tempo continuo, e cioè io uno stato lo posso raggiungere in al più n passi, va bene? Nel senso che il mio ingresso, come si vede per costruzione, è dato da questa matrice di raggiungere R con K, e K non può superare la sua immagine. Non cambia se io supero n-1, cioè da 0 a n-1 sono n passi. Per cui questo significa che io uno stato lo raggiungo o al massimo in n passi, oppure vuol dire che non era raggiungibile. Però non posso garantire di raggiungere un numero di passi inferiore ad n. Nel tempo continuo, invece, io lo posso raggiungere in un tempo epsilon piccolo a piacere. Poi ci sono implicazioni ingegneristiche che mi dicono che magari questo non è possibile, però dal punto di vista matematico lo posso fare. Definisco poi definisco poi il sottospazio di non raggiungibilità in maniera assolutamente formalmente identica al caso tempo continuo, quindi nel complemento ortogonale il sottospazio di raggiungibilità, e si calcola come il nullo di R trasposto. Quindi in questo momento i nostri concetti nel caso tempo discreto proprio battono uno a uno con quelli tempo continuo, è cambiata solamente la dimostrazione. Il concetto leggermente nuovo, sul quale però diciamo, non mi soffermerò più di tanto, è la controllabilità. Allora, la raggiungibilità è un concetto che va dallo stato 0 allo stato x. La controllabilità va a 0, cioè da x posso controllare a 0. La definizione mi dice che uno stato è controllabile se io dallo stato considerato come istante iniziale, un opportuno ingresso, io posso andare a zero. Allora, faccio un paio di calcoli matriciali che diciamo non facciamo, e posso verificare che nel caso tempo discreto la controllabilità, il sottospazio di controllabilità è maggiore di quello di raggiungibilità. Va bene? Però, diciamo, questo è un concetto che vi lascio qui così, esiste, sappiate che esiste, però non dedichiamo altro tempo a questo. Esiste anche un grammiano di raggiungibilità nel caso, quindi, tempo discreto, e questo grammiano di raggiungibilità è dato da una matrice, vabbè, si indica con W storicamente, di un certo K con F arbitrario, è dato da la matrice, questa matrice l'abbiamo definita R con K, cioè la raggiungibilità per calcolata per l'istante K, per R con K trasposto. E quindi anche qui voi osservate che c'è qualcosa che è parente all'integrale di convoluzione, alla sommatoria di convoluzione della forzata. Va bene? L'immagine del grammiano di raggiungibilità ci dà, è un altro modo per calcolare il sottospazio di raggiungibilità. E poi, anche in questo caso, il grammiano di raggiungibilità ci consente di avere un modo per calcolare l'ingresso a ciclo aperto. Come lo facciamo? Beh, guardate, io la relazione precedente che vi ho detto, diciamo, un attimo, metto. Allora, vediamo un attimo come possiamo affermare questa cosa. Allora, guardate un attimo, noi abbiamo scritto che si vede, sì. Allora, che x squared
che x, un qualsiasi x, è uguale a quella strana matrice che ho ribattezzato come questa R all'istante K per un opportuno, chiamiamolo U, diciamo primo, e cioè per questo vettore strano che sarebbe poi questo qua, no? Un vettore in cui io metto l'ingresso per tutta quanta la sequenza temporale partendo dal campione, diciamo, più recente fino a U con 0. Ma allora questa relazione qui è una relazione in cui io, diciamo, riconosco sempre la solita sistema di equazioni algebriche e in particolare riconosco che questa matrice qua è una matrice rettangolare bassa. Allora, se io vado a prendere i miei, diciamo, le mie conoscenze di algebra lineare, io so che questa è invertibile, in particolare che esistono infinite, diciamo, sequenze U che mi ridanno quella X segnato, e prendo quella norma minima e ottengo la pseudo inversa. Quindi questo è un concetto che adesso qui compare in maniera abbastanza, diciamo, tangenziale, lo vediamo adesso, diciamo, questo è il calcolo della pseudo inversa, l'ho messo nei richiami matematici, e sappiamo che questo, i concetti di algebra lineare in qualche modo ritornano spesso, per fortuna, perché siamo nel lineare, altrimenti avremmo, diciamo, concetti matematici più complicati. Però poi l'anno prossimo, in robotica, vedremo che pseudoinverse, inversioni e matrici, diciamo, rettangolari alte e basse saranno, soprattutto basse, saranno da tutte le parti. Va bene? Quindi questo qui mi dà questa relazione in cui compare, diciamo, in cui compare il gramiano di raggiungibilità, mi dà un modo per calcolare l'ingresso a ciclo aperto del mio sistema, se voglio portare il sistema il valore x segnato. Anche in questo caso, K con F è lasciato arbitrario, non può essere, diciamo, inferiore ad n, ma è lasciato arbitrario, ma anche in questo caso osservo che, poiché questa qui viene, diciamo, invertita, si può vedere abbastanza facilmente che se io, diciamo, aumento il numero di campioni, ottengo sforzi decrescenti e viceversa. Ok? Ok, se io sono interessato ai concetti di similitudine e forma canonica in tempo discreto, beh, allora io devo fare una piccola osservazione. È vero che io fino adesso ho duplicato gran parte del materiale fra tempo continuo e tempo discreto e l'ho fatto intenzionalmente, proprio per evitare sempre, come vi ho detto altre volte, per evitare che uno dei due, diciamo, anche involontariamente nella preparazione, assuma una priorità maggiore rispetto all'altro. Però in questo caso, guardate, la similitudine non l'ho fatta, è formalmente identico. In effetti, se voi andate a riprendere tutte quante, diciamo, le pagine sulle proprietà dei sistemi simili, il dominio del tempo non entra in gioco, sono tutte quante operazioni matriciali che noi facciamo. Qual è l'unica differenza? Beh, lo schema blocchi, perché se voi, diciamo, vedete nello schema blocchi non posso considerare l'integrale, ma il ritardo unitario. Quindi l'unica cosa è che io sostituisco questo blocco e ci metto il ritardo unitario. Per il resto, le considerazioni che abbiamo fatto le possiamo ripetere senza cambiare assolutamente nulla, per cui, diciamo, ce lo risparmiamo. Tutti i concetti sono uguali. Ok, allora, diciamo, siamo dal punto di vista concettuale, siamo arrivati praticamente alla fine. Abbiamo ulteriore metodo per il calcolo, diciamo, della raggiungibilità. Perché? Beh, perché la matrice di raggiungibilità è una matrice che può avere dei problemi di natura numerica.
Allora, questo lo trovate anche nell'help del MATLAB, da qualche parte nei lucidi loro, in queste slide l'ho copiato, per quindi da qualche parte uscirà fuori, non è qua. A volte il MATLAB sbaglia a calcolare, diciamo, la matrice aggiungibilità. Come faccio a dire che sbaglia? Lo capiremo fra qualche minuto. Perché allora, e quindi io adesso vedo un metodo alternativo, perché? Diciamo, se esiste un metodo alternativo, continuiamo a anche studiare la matrice di raggiungibilità, perché probabilmente, almeno la mia opinione, per il motivo per cui io non l'ho levato, e dal punto di vista diciamo, educativo, dal punto di vista della comprensione, la matrice di raggiungibilità ha un'interpretazione che è più chiara rispetto al Gramiano. Gramiano poi ci dice solamente se il sistema è raggiungibile o no, ma non il sottospazio di raggiungibilità, e anche il test PBH, che è quello che vediamo adesso, perché anche in questo caso il test ci dice solamente se un sistema è completamente raggiungibile o no, però non ci dà il sottospazio di raggiungibilità. Allora, questo diciamo, test parte da un teorema in cui noi abbiamo una condizione necessaria e sufficiente per la raggiungibilità. Questa condizione necessaria e sufficiente mi dice che il rango di questa matrice che io ottengo mettendo le colonne di lambda i meno a e b a fianco, se è uguale a n, allora questa è condizione necessaria e sufficiente perché tutto il sistema sia raggiungibile. Però questo rango deve essere calcolato uguale a n per ogni lambda appartenente ai complessi. Chiaramente è un teorema, ma non ha nessuna. Diciamo, messo così, non ha nessuna applicazione pratica, perché io questo lo dovrei verificare per ogni lambda appartenente ai complessi. Però si dimostra che questa cosa qui è equivalente a calcolarla rispetto a lambda con i, dove lambda con i adesso è anche un numero ed è appartenente allo spettro di A. Quindi in realtà io lo devo calcolare il rango n volte di una matrice, guardate, questa è n per n e questa è n per p. Quindi la mia matrice è di n righe e poi n più p colonne. Nessun problema dal punto di vista, diciamo, pratico e se vedete non esplode con le dimensioni del mio sistema, perché nell'altro caso, io nel caso, diciamo, della matrice di raggiungibilità, il numero di colonne sono np. Ok? Invece qua n più p. Per cui evidentemente, diciamo, rimane dal punto di vista numerico, rimane contenuto, cresce linearmente e non con il prodotto diciamo, delle due dimensioni. Che cosa, come si dimostra? Vabbè, allora qui c'è la dimostrazione di perché è necessario e perché è sufficiente. Anche in questo caso io, diciamo, preferisco non farvela, ma ho preferito comunque lasciarla qui. Sì, diciamo, si sfruttano le proprietà della definizione autoluta del vettore, non è particolarmente complicato, però diciamo, questa è la sufficienza. Evitiamo ho cercato di evitare le dimostrazioni non indispensabili. E concludiamo con un esempio nel quale io vi faccio toccare con mano alcuni aspetti numerici e della raggiungibilità. Questo è stato il progetto di esame di qualche anno fa. Va bene, dopo aver svolto tutti gli esami di quella coorte, l'ho messo negli appunti come esempio. Allora, ovviamente non entro nel dettaglio del modello matematico perché in questo momento, diciamo, non è quello che mi interessa, in questo momento voglio farvi vedere qualcos'altro. E questo qui l'ho preso da un articolo scientifico in cui c'erano anche, diciamo, degli esperimenti, per cui, come dire, quello che vedremo funziona, non è una simulazione numerica. Allora, questo è il mio bravo elicottero con tutta una serie di variabili che non sto qui a dettagliare e alla fine io riesco a fare un modello matematico con 11 variabili di stato. Queste 11 variabili sono posizioni, orientamenti, velocità e anche posizioni dei flap. Va bene?
faccio il mio bravo modello e non lineare, diciamo un elicottero caratterizzato da una dinamica, diciamo, non lineare, il corpo rigido è caratterizzato da una dinamica non lineare, poi quando ci mettiamo i fluidi a maggior ragione, e posso costruirmi un modello linearizzato. Ora, il modello linearizzato è questo, non ho nulla non ho particolari commenti da fare per questo modello linearizzato, perché chiaramente a occhio nessuno vede nulla. Questa è la matrice dinamica e questa è la matrice degli ingressi. Va bene, no, non sono assolutamente in grado di fare dei commenti o di estrarre delle proprietà guardando il modello. Allora, però posso calcolare la matrice di raggiungibilità. Beh, se vi volete divertire a farlo, la matrice di raggiungibilità di questo sistema viene di rango 9. Ora, la cosa è abbastanza imbarazzante, perché? Perché gli autori dell'articolo ci hanno costruito un controllore che hanno testato sperimentalmente, per cui evidentemente se non fosse stato raggiungibile il sistema qualcosa sarebbe successo di drammatico. Invece, se applichiamo il test PBH, allora noi per un ciclo che va da 1 a 11 calcoliamo il rango, e questa è la sintassi, cioè lambda i meno a è la stessa cosa, se faccio a meno lambda i, in cui lambda è uno degli autovalori dello spettro, questa è la matrice identità 11 per 11, che è la sintassi, e ci metto a fianco b, questo qui lo calcolo, non metto il punto e virgola, per cui lui per 11 volte mi dà il numero 11, potevo farlo più carino il codice, però insomma questa funziona, quindi vuol dire che il sistema è completamente raggiungibile. Sia il test PBH che il Gramiano non mi consentono di capire qual è il sottospazio di raggiungibilità nel caso in cui io mi trovi di fronte a un sistema non completamente raggiungibile. Per cui questo è un altro motivo per cui la matrice di raggiungibilità invece è importante. Con questa osservazione noi concludiamo la parte legata alla raggiungibilità, per cui diciamo oggi ci fermiamo qui. Avete domande da fare su questa parte?